Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno un po' speciale e particolare per me. Tra poco scoprirete il perché. Sono talmente emozionato che sono diventato anche balbuziente. Pensavo di farvela vedere direttamente stamattina, ma l'emozione e l'eccitazione era troppa, quindi ho switchato. Adesso siamo al park, ve la faccio vedere direttamente dal park. La novità del giorno è... Cos'è il burrito? Cos'è? Giro, 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 giro. Allora, questa qua è la mia nuova macchina, appena ritirata. Ovviamente questo sarà un video un po' diverso dal solito, proprio perché non gireremo, ma vi mostrerò un po' questa macchina che è favolosa, veramente. Perché ho acquistato questa macchina? Allora, io avevo un Audi del 2010, era dei miei genitori, non era mia. Finalmente è giunto il momento di cambiare macchina. Questa è la mia prima macchina reale. Così l'Audi A3 è ritornato ai miei genitori dopo avergli messo su 230.000 km. Beh, fa niente, quali sono dettagli. In realtà avevo opzionato all'inizio una macchina ibrida, però la macchina ibrida non ci tirava il carrello, quello che abbiamo fatto per gli show. E quindi, perché non ha abbastanza capacità di traino una macchina ibrida in generale, e quindi ho optato per questa Skoda, che mi ha stupito veramente. Cioè, voi non vi immaginate che bomba che è dentro questa macchina. A parte anche l'esterno, che è mega aggressivo, cioè bellissimo, mi piace un botto, sono super contento e super convinto dell'acquisto che ho fatto. Dentro, cioè, io sono arrivato al concessionario Skoda ed è dentro, è veramente una mina. Vediamo un po'. Allora, vabbè, l'interno. Come allestimento ho scelto un giallo allestimento ottimo. Infatti i sedili, pelle Alcantara, che sono una bomba i sedili. Poi abbiamo... Ah, tanto per iniziare, il motore è un 1500 benzina, 150 cavalli. Come optional ho fatto mettere gancio traino, che era la cosa fondamentale per cui mi serviva la macchina. Questo bellissimo optional che adesso non si vede un cavolo perché c'è troppa luce di giorno, ma... più tardi stasera vi farò vedere quanto è figo. Non so se in camera rende, però davvero una bomba. Comunque sono questa striscia qua, è un LED che si può colorare praticamente dal qui, dalle impostazioni menu. Noi, vedete, possiamo cambiare il colore delle portiere, sostanzialmente la luce sulle portiere, e anche l'intensità luminosa. Qua possiamo cambiare quanto farla luminosa. Cioè, io non sono uno che di solito ama tantissimi option sulla macchina, però questa cosa, quando l'ho vista davvero in concessionaria, mi ha veramente stupito e mi ha lasciato senza parole. Io non l'avevo neanche opzionata come macchina, perché tra l'altro è la stessa classe di macchina di Audi o comunque Volkswagen, eccetera. Dentro è veramente uguale, identica alle altre, e costa però un po' di meno. Chi è che saluti, Alboreto? Chi Marina. È che saluti? Guarda chi è arrivato, è arrivato anche l'altro. Chi è che è arrivato? L'invidioso, una persona che ha appena preso un BMW. Comunque, ops, saremmo stati fuori fuoco fino ad adesso. Comunque adesso torniamo a fuoco. Guarda qui chi c'è. Quello è Mercedes nero. Guarda qui. Figa, quanto da corsa. Hai visto, è una bomba. Posso? Com'è Tino? Appena arrivato, non l'ho ancora vista lui. Tino, come ti sembra? Bella. Una? Una bomba. Una bomba. No, è bella davvero. Blu-ray, colore. Poi ho fatto mettere, vabbè, cerchi un po' più grossi da 17 neri, l'assetto ribassato un po' più sportivo. L'allestimento comunque che ho scelto io è l'allestimento style. Non è una pubblicità, Skoda non mi ha assolutamente regalato la macchina, non sono assolutamente sponsorizzato Skoda. Anzi, l'ho pagata come una normalissima persona, sono andato in concessionario e l'ho comprata. Non lo so che cos'è quello, anche ho notato. Scrivetemi nei commenti, magari voi lo sapete. Qua, esatto, dove c'è Tino? C'è un cosino di plastica, questo robo qui. Ha un cosino di plastica, questo, che non riesco a capire se devo toglierlo o no. Scrivetemi nei commenti se devo toglierlo, perché non lo so.
Non so cosa serva. Oh, per fortuna i video li registro a distanza di qualche settimana. Ho detto la stupidata, non bisogna toglierlo quel coso qui di plastica. Ma ho scoperto che serve per tenere il fogliettino del parcheggio. Insane, 400 cavalli, raga. Ma cos'è la lavastoviglie? Ma la lavastoviglie. Esatto. No, questa è la lavastoviglie, quella lì è la lavastoviglie. Mica quanto caccia caldo. Beh, gancio mi ha fatto mettere che adesso, vabbè, è un gancio a scomparsa, quindi in questo momento non c'è. Punto fortissimo di questa macchina, che non abbiamo ancora fatto vedere, è questo. E quanto è grosso questo coso, cioè facciamo la prova Alboreto. Vado a dormire. Alboreto sdraiato ci sta dentro la macchina. C'è ancora... Guarda, c'è ancora spazio qua. C'è ancora spazio davanti. Vi facciamo vedere dietro come si sta, no, perché dietro... Cioè, si sta veramente, vai, siediti un attimo. Ah, davanti i sedili sono regolati per un passeggero davanti, eh. Ecco che cosa ho messo di optional aggiuntivo. L'impianto audio, l'impianto stereo col subwoofer. Oh, una plastichina, dai, toglia, guarda. Capire quanto è nuova questa macchina. Ci sono le plastichine da trovare. Oh, magari poi mi odierete per questo video, però... Che poi molti di voi diranno, sì, ma che cazzo è? Cioè, questo si è casato perché ha comprato la Skoda. Non si può. È vero. È solo una Skoda. Non è una supercar, roba del genere. Però è la mia prima macchina. Quella è la cosa... È la mia prima macchina completa, quindi sono casato. Dovete un po' capire queste cose. Dovete gli addominali, quando... Allora, ABS, airbag. C'ho l'ABS anch'io. È solo una percezione delle persone che la Skoda non sia una macchina emozionante, ragazzi. Perché io studio relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. E queste cose dovrei sapere. È una Volkswagen. Altra cosa un po' simpatiche di Skoda sono, per esempio, questa. Una lucina, una torcetta che tu puoi tirar via. Sì. Il serbatoio. Un raschietto del ghiaccio. E niente, questa alla fine è diventata una recensione della Skoda. Però in realtà era per fare un video un po' diverso, per farvi un po' vedere cosa facciamo anche al di fuori. Cioè, non è che si gira solo in bici, siamo persone normalissime. Ma una cosa fondamentale che dobbiamo mettere immediatamente è questo, l'adesivo. Pulire qua il fianco. E sbam! Abbiamo fatto questo video anche perché La situa da Innsbruck è ancora così dopo 4 giorni, perché oggi è giovedì, sono tornato lunedì da Innsbruck e è ancora purtroppo malandato, quindi sto aspettando qualche giorno a girare, ma a breve ritorneremo a girare full send. Scrivetemi nei commenti quanto vi gasa da 1 a 10 questa macchina. Per non lasciarvi senza riding, in qualsiasi caso oggi Alboreto gira per noi una clip. Quindi c'è una clip, un trick, li chiamiamo oggi Alboreto, che lo sta provando. One foot, one hand, però con la mano opposta, quindi lui toglie gamba sinistra e mano destra. Le possibilità sono due: o la fa la prima e quindi una clip e basta, o stiamo qui cadute, riprove, riprovate. Quindi vediamo. Appunto, tra l'altro, ho fatto due giri senza protezione, perché sennò poi dite, ma cavolo, c'avevi sul casco, stavi girando, no? Ho fatto 3 salti in pump track, e giusto per non perdere la sensibilità con la bici. No, ciao. Ah! Dai Albi, pensa, sei al crankwork, primo drop, che è quello, il roll-in, primo drop. Poi sul secondo salto lì a Innsbruck dovevi far casual, uguale. Stessa convinzione, all or nothing, così. Ci regala sempre delle belle perle, Alboreto. Ho preso un po' una culata. Dai, la culata. Basta, arrivo. Yo, quasi, dai che c'era. Non vogliamo più tirato, Albi. Oh, mamma mia, ma cos'è che sono queste mollate di bici così
indecenti Alboreto queste cose, Gli diamo un ultimatum all'Alboreto, perché qui ne sta facendo troppi e le zanzare mi stanno mangiando. Un tentativo hai. Ne hai uno per far vedere tutte le tue abilità. È la finale del Crankworks. Bisogna per forza dargli l'ultimatum all'Alboreto, se no questo qui va avanti 2 ore, sono lì, toglierlo un pochino. Così almeno non potete lamentarvi che non abbiamo girato. Vediamo la schiena quanto è sudata. No, un goccio. È tipo il fondo del caffè quando lo giri sulla tazzina. Bene ragazzi, adesso è arrivata notte, sera. Tino sta andando a casa che c'ha sonno. No, io sono qua con voi. Qua abbiamo il tocco di classe che volevamo farvi vedere. Vado in setup, luci soffuse. Vedete, ho metto il rosso e lì ho il rosso. Guardate che roba. Tino, ti piace? No, la tua non ce l'ho. Come no? No. Subito. Comunque verde, guardate qui che roba. Ma guardate che verde speranza. Cioè uno pensa che sia zanzara. E poi l'altra cosa, guardate qua. Tra l'altro uno può anche scegliere le luci del vedete che è illuminato lì sotto. Posso scegliere quanto illuminare sotto lì. Così un pochino. Così ecco. E anche nei passeggeri, Mi hai lavato bastardo. Pezzo di merda. Dovete capire una cosa, che praticamente Alboreto, allora, è da quando siamo qui che c'è la macchina nuova, ok? Uno prende la macchina nuova. Adesso aspetta, okay. Oggi pomeriggio c'è che già sono due ditate, qualcuno di là sul nero lucido. Sto cioè, male. C'ha l'ansia. Adesso ha fatto andare calci cristallo. Ci sono due gocce. C'ha l'ansia, cioè c'erano le ditate sulle portiere, normale, cioè di allora, pronte, è più normale. Essere. E questo c'ha l'ansia delle dita del giorno lì. Oh, ma pulisceli così, pulisce. Ma sì, è fatta per essere usata. Vabbè, facci vedere una partenza. Te la filmo. Facci vedere una partenza col tuo BMW. Così i nostri iscritti, tutti i BMWisti, saranno contenti. Sono io con passione. Alboreto. Ciao Tino. Donna, ma che bella. La macchina da 18 secondi. 18 secondi. Addirittura 18 secondi. L'hai godi Alboreto e dava 2 secondi. Sì. Non è neanche sgommato. Nella via più bucata di Monza facciamo l'outro. Comunque no, fateci sapere quale secondo voi è il colore migliore delle lucine. E niente, spero che questo video, anche se è diverso, vi sia piaciuto. Ricordate sempre di lasciare like, commentare e condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Yo. Ah, tra l'altro ragazzi, prima in parco è venuto Yoshi, mi ha consegnato l'Olmonte ed è lì dietro. Quindi a breve bike check. Yo.